a tutti, benvenuti o ben ritrovati sul mio canale. Oggi video haul. Allora, mi vedete tutta ovviamente bella truccata, un po' fessa tra l'altro, oggi questo look tutto sberluccicoso, glitter e rossetto rosso, insomma, ci stiamo avvicinando al Natale, anzi c'è stato il Black Friday, quindi un look un po' natalizio, un po' così, boh, vabbè. Ho voluto utilizzare i glitter illuminante e sulle labbra ho il rossetto rosso in edizione limitata, quello dedicato diciamo a X Factor, quindi quello in collaborazione con X Factor. E vabbè, insomma, un bel rosso, l'ho messo con una matita un po' più scura perché è un rosso un po' più aranciato, e poi comunque per richiamare le labbra ho applicato, avevo fatto prima l'eyeliner, poi ho deciso di impreziosire il tutto con dei glitter sia sotto che sopra, e sono i glitter nella tonalità ruby. Sul viso, vabbè, solito Studio Fix. Per contouring blush ho utilizzato un kit della collezione natalizia e non so se si noterà un pochettino dal video. Come illuminante invece ho anche questo è quello della collezione natalizia di quest'anno. Vabbè, a parte questa piccola premessa, sono un pochettino sbattuta perché in realtà sono le 6:30 di sera e io sono truccata così dalle 8:30 di stamattina. Ho aperto, ho finito alle 5 di lavorare, poi c'era un casino a tornare a casa, quindi sono arrivata poco fa. Nicola anche lui era fuori per lavoro, per cui ne approfitto, visto che ho un attimino di tempo e sono anche, insomma, ancora carina, dai, perché a volte magari ho tempo, però sono completamente struccata, sono un cesso, sono lì magari che mi sono appena fatta la maschera, lavate i capelli, oppure magari ho il turbante in testa o sono tutta sfatta e quindi non li giro, ne approfitto quando magari sono un po' più così conciata meglio per girare qualcosa. Approfittando appunto del Black Friday, ho voluto fare un ordine su Ecoverde. Ecco qui il mio pacchettino e ne ho approfittato e ho voluto prendere un po' di cose. Vi dico la verità, gli sconti di Ecoverde sono stati un po' deludenti, nel senso che comunque loro dicevano prodotti scontati al 40%, dal 40 al 10% o anche meno, quindi qualcosa di sconto, ma in realtà i prodotti scontati al 40 c'era poco o niente. C'era qualcosa che mi interessava che era scontato, ma era tutto finito. Questo praticamente subito, già da lunedì, esatto, sì. Perché hanno fatto una settimana, se non sbaglio, di sconti. Quindi Black Friday ovviamente venerdì, ma già dal lunedì erano presenti sul sito. Quindi io ho guardato subito, non ho guardato il mattino, probabilmente ho guardato il pomeriggio, non la sera, però non è possibile che in una giornata già i prodotti che mi interessavano al 40 se ne erano già andati, non erano più disponibili, che erano i sieri della saponaria, mi sembra, e qualche altra cosina. Quindi sono partita un po' con questo sconforto perché ho visto che alla fine non c'era tanto sconto, però comunque c'era qualcosina. E allora, siccome comunque era un po' che volevo fare un ordine, perché il mio ultimo ordine risale a marzo o aprile, insomma comunque più o meno quel periodo lì, alla primavera diciamo, allora ho comunque voluto approfittarne e siccome volevo prendere degli idrolati che mi sono finiti i miei, ho detto: ma sì, ascolta, facciamo questo ordine. Ovviamente non dico, mi do il limite delle spese di spedizione, quindi la soglia, diciamo, minima per avere le spese di spedizione in omaggio, poi ovviamente lo supero sempre. Avevo il carrello praticamente pieno, più di 90 euro di carrello, poi piano piano sono scesa arrivando sui 60, se non sbaglio, e poi comunque dovrebbe esserci la bolla da qualche parte, quindi poi vi faccio vedere. Anzi, se riuscissi a recuperarla subito, almeno vi dico man mano tutti i prezzi. Scusatemi che dovrebbe essere sotto a tutto. Ho preso un botto di roba, ovviamente con i campioncini loro sono sempre stitici da far paura, quindi due di numero, cioè che voglio dire due te dovrebbero dare pure gratis, invece no, vabbè, cioè sì, te li danno gratis, ma a priori, non se spendi più o meno, invece con 60 euro e passa di spesa sono stati un po' così. Vabbè, ho speso 65,91 euro per la precisione. Allora, vi dico cosa ho preso. Ho
Ho preso, diciamo che principalmente l'ordine è partito perché appunto volevo prendermi i miei amati idrolati della Saponaria, che ho terminato. Io ne avevo presi appunto a marzo 3, li ho centellinati perché mi è piaciuto molto come prodotto. Uno ne ho ancora dentro forse due dita, gli altri sono finiti. E siccome è un prodotto che amo molto ed è un prodotto che consumo molto facilmente, volevo acquistare degli altri idrolati che io uso appunto come tonici. Ho in uso altri tonici, ma sono veramente e ne ho comunque di scorte, non tantissimi, perché ho, diciamo che il prodotto che ho in quantità maggiore sono maschere e creme viso. Volevo qualche siero perché li ho, ma io sono un pochettino strana, nel senso che quando acquisto qualcosa mi dispiace anche finirlo e quindi voglio già avere, prima ancora di utilizzarli, in realtà già avere magari un qualcosa da utilizzare in alternativa per non finire quello. Una cosa un po' strana, però comunque siccome voglio creare una routine specifica facendo dei mix studiati di prodotti, nei miei calcoli mentali, non che mi mancassero assolutamente, qua mi sto denudando, non che mi mancassero, però rispetto magari alle creme sono più carenti in sieri e contorno occhi, e quindi ho deciso di acquistare questa tipologia di prodotti, quindi idrolati, sieri, contorno occhi e insomma, poi vi faccio vedere che facciamo prima. Allora, come prima cosa vi mostro il siero gel viso lenitivo di Delidea. So che Delidea in realtà si trova anche da Tigotà e infatti da Tigotà io avevo comprato la crema, se non sbaglio, quella alla mela, che non ho ancora utilizzato, tra l'altro. Però ho approfittato perché questo era scontato, adesso non mi ricordo di quanto. Però mi sembra del 20, o forse anche del 30, non ricordo, però io l'ho pagato 5,99 euro anziché 7 euro e qualcosa. Quindi, boh, vabbè. 5,99 euro per 30 ml di prodotto, 12 mesi di PAO. Ho preso questo perché è Physalis Fiori d'Arancio, idratante disarrossante. Per pelli sensibili. Leggendo insomma le funzioni di questo siero e leggendo anche le recensioni, notavo che appunto è un siero che può andare bene benissimo per il mio tipo di pelle. Io ho un tipo di pelle mista che tende ad arrossarsi facilmente, quindi struccata comunque non ho il viso uniforme perché magari ho delle macchie più rosse nella zona delle guance. Tendo magari sì a lucidarmi nella zona T, però non ho tantissime imperfezioni. Ho qualche poro dilatato, ma non grossissimi problemi. Non ho punti neri, qualche appunto poro dilatato, ma niente di drastico. Quindi io in realtà cercavo qualcosa che fosse anti-imperfezioni e un pochettino, diciamo, riequilibrante, seboregolatore, purificante, diciamo così. Per i periodi in cui comunque mi sento la pelle più grassa, in cui ho più imperfezioni, ma allo stesso tempo volevo anche qualcosa di delicato e che andasse ad agire sulla pigmentazione della pelle e quindi sul rendere l'incarnato più omogeneo, andando a diminuire i rossori, in modo che anche struccata, cioè quello che voglio io è che vorrei avere io è una pelle uniforme anche senza fondotinta. Quindi il non essere uniforme è dato non da brufoli o da grandi imperfezioni, ma dal fatto che appunto ho dei rossori. E quindi cosa ho fatto? Ho scelto questo siero che mi va ad agire appunto sui rossori della pelle. E poi ne ho scelto un altro che invece mi va ad agire sulle imperfezioni, in modo particolare su appunto i pori dilatati e sulla zona T più lucida. E quindi volevo un qualcosa di, perché non ce l'ho, tutti i sieri che ne so, anti-age, ne ho diversi, oppure idratante, lifting per dire. Adesso questo qui invece per i rossori, ma non avevo niente per invece le imperfezioni, per purificare. Ero indecisa tra qualcosa di riequilibrante, che però non vuol dire purificante, perché in realtà riequilibrante può essere anche che dà solo idratazione, se manca idratazione. Non per forza che va
ad agire sul sebo. Quindi in realtà ho optato più per quello purificante. E ho finalmente acquistato, che era tanto che lo puntavo, questo siero viso purificante di Bioficina Toscana. Ah, una cosa da dire: io ho preso 11 pezzi, 11 pezzi che mi immaginavo molto grandi. Quando ho visto arrivare questo pacchettino così minuscolo, io mi sono un po' spaventata perché effettivamente io mi aspettavo tutto più grande. Le quantità ovviamente le avevo guardate, quindi ovviamente avevo visto che questo qui erano 30 ml, però non so come mai me lo immaginavo più grande. In realtà questo e questo sono identici, cioè una volta aperto credo proprio che questo qui, cioè esatto, sì, non è che cambia di tanto, però boh. Ah, vero, dell'idea dentro sempre il campioncino. Questa volta ho una DD Cream Daily Defense Protettiva. Da provare anche questa, non ci avevo ancora guardato, tra l'altro, cosa c'era dentro, non avevo neanche guardato proprio la confezione. Comunque, di questi sieri ho sentito parlare, soprattutto di questi qui di Bioficina Toscana. Questo forse ne aveva parlato Sara Cosmesi, che io seguo tantissimo, e diverse cose ho acquistato che consigliava lei. Se non sbaglio, l'avevo visto sul suo canale. E questo invece l'ho visto su diversi canali, anche quello appunto equilibrante. Però non volevo prenderli entrambi perché secondo me per le mie esigenze, per quello che cercavo, era più indicato questo qui purificante. Questi non costano poco perché a prezzo pieno sono quasi 14 euro se non sbaglio, 13 qualcosa. Io l'ho pagato 12,32 euro, quindi con lo sconto del 10% se non erro. È un cazzo, nel senso che è veramente poco il risparmio. Però comunque ho detto, piuttosto che magari mi venga lo schizzo o ne sento la necessità più avanti, lo devo pagare a prezzo pieno e magari non voglio spendere altro, quindi pure l'espedizione, ho detto già che ci sono, caccio dentro quello che mi può servire in quest'ordine, ecco, così non ci pensiamo più. E quindi appunto ho voluto acquistarlo e sono molto 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 curiosa di provarlo. Ho sentito sia eletto, più che sentito, opinioni molto positive, che in realtà anche qualche opinione negativa, perché su qualcuno, così ho letto, ha in realtà provocato più imperfezioni. Quindi io spero non sia il mio caso, spero che invece su di me funzioni. Io in questo momento sto andando ad idratare molto la mia pelle, sto trattando molto, però mi mancava proprio qualcosa di purificante, quindi comunque vorrei usare la sera un prodotto così, quindi o, insomma, alternare un qualcosa che sia più idratante ed antirughe e un qualcosa che invece vada ad agire più sulle imperfezioni, sui difetti della pelle che non mi piacciono, come appunto magari pori dilatati, brufoletti, lucidità e quant'altro. Quindi questo comunque, anche se non ho la pelle grassa e impura, sarà un prodotto che utilizzerò proprio, diciamo, come un trattamento purificante per poi riprendere con l'idratazione. Voglio vedere proprio se funziona, voglio vedere che effetto fa sulla mia pelle e se riesce soprattutto a opacizzarmela. E quindi niente, vedremo. Molto curiosa e speriamo ne valga la pena perché appunto non costa poco. Questo come scadenza l'ho detto 6 mesi dall'apertura, quindi bah, speriamo in bene. Sono curiosa. Poi cosa ho preso? Un altro motivo che mi ha spinto a fare l'ordine è stato questo prodotto di cui ho sentito parlare invece da Beauty Passion, se non sbaglio. Non vorrei dire una stupidaggine. Sì, Beauty Passion, pensavo di confondermi invece, proprio lei. Anche lei è un'altra che seguo tantissimo. Veloce, sbrigativa, chiara, concisa, però fa delle belle recensioni chiare. E mi ha incuriosito tantissimo perché aveva parlato, non mi ricordo in quale video, del burro di mango che lei utilizzava come contorno occhi serale. Mi ha davvero tanto incuriosito e quindi ho deciso di acquistarlo perché ho letto un pochettino quelle che sono le proprietà del burro di mango. In realtà è efficace per tantissime cose, non solo, cioè non nasce come contorno occhi ovviamente, ma
In generale come trattamento cicatrizzante, idratante, lenitivo, va bene per il corpo, va bene sui capelli, va bene per tantissime cose. Quindi mi aveva incuriosito e era un po' che lo puntavo, sentendo che lei appunto lo utilizzava addirittura sul contorno occhi. Io appunto volevo acquistare un contorno occhi, quindi ho detto ma sì, dai, lo prendo. Questo era scontato di... aspettate che ve lo dico. Allora, le erbe di Giana, sburro di mango, costava 7 € qualcosa, l'ho pagato 6,31 €, mi sembra anche questo un 10%. Questi sono 50 ml, non so come mai, me l'aspettavo molto più grande, sono sincera. Quando è arrivato ed era così piccino, un pochettino ci sono rimasta perché me lo aspettavo un po' più grande. Qua dice: ricco di antiossidanti, è un rimedio preziosissimo per l'invecchiamento della pelle, del corpo e del viso. È consigliato per pelli secche e danneggiate dal sole. È un ottimo cicatrizzante, previene le rughe ed elasticizza la pelle. Come impacco sui capelli bagnati, sulle lunghezze e sulle punte, lascerà i capelli morbidi, setosi e districati. Considerando che sono 50 ml, io col cazzo che lo vado ad utilizzare sui capelli, scusate, ma sui capelli ho miliardi di maschere per capelli, utilizzerò quelle. Eh no, questo me lo uso per il viso e me lo terrò bello caro. E niente, quindi questo qua è il prodottino. Ecco, me lo aspettavo più grande, non so come mai, ho letto che erano 50 ml in realtà, però vabbè, 50 ml, ho pensato il formato di una crema viso, 6 € ci può stare. E quindi alla fine era un po' che lo volevo preso. Poi, non contenta, siccome è tantissimo che sento parlare del contorno occhi di Martina Gebhardt, che è amato da tantissime persone e per tantissime persone continua a rimanere un prodotto top, ero troppo curiosa. Quindi, nonostante in realtà io avessi acquistato questo da utilizzare come contorno occhi notturno, in realtà ho voluto acquistare comunque anche questo, che appunto è un contorno occhi molto molto ricco a base di avocado, se non sbaglio, se non dico una stupidaggine. Comunque molto molto molto, come si dice, nutriente, tanto che appunto è consigliato di usarlo la sera. Perché di giorno potrebbe risultare troppo pesante, troppo oleoso, potrebbe non andare bene sotto il trucco, quindi sicuramente io lo andrò a utilizzare la sera. E questo ha un prezzo altino perché ha un prezzo di 11 € per i soliti, credo 15 ml. Dove sta scritto? Vediamo. Martina Gebhardt, contorno occhi 15 ml, sì, solito. Quindi ho deciso di acquistarlo al prezzo di 10,19 €, anche questo scontato al 10%, quindi pochissimo, però solito discorso. Ho deciso di approfittarne, ho messo tutto insieme, ho detto vabbè, prendiamo, anche perché a meno difficile trovarlo. Io ho tenuto d'occhio un po' a vari siti, ho guardato anche su Maki Beauty, però in realtà non mi conveniva perché c'era 3x2 e in realtà l'hanno fatto dopo che io avevo già fatto quest'ordine, quindi alla fine ho lasciato perdere, se no probabilmente l'avrei potuto acquistare anche di là con altri prodottini. E invece è andata così. Ah, calcolate che tra l'altro l'ordine è stato velocissimo perché io ho fatto l'ordine martedì sera, se non sbaglio, e il giovedì mattina già era arrivato, quindi super 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 rapidi. Per quello sono molto molto efficienti. E niente, anche questo sono curiosi, anche questo minuscolo ovviamente, non so perché mi immaginavo tutto più grande, vabbè. Sono veramente veramente curiosa di provarlo. Spero che valga quei 10 euro assurdi, perché io credo di non aver mai speso, cioè ho preso tutti i prodotti, non tutti, però dei prodotti che secondo me per il mio, per quello che spendo io di solito, sono un po' cari. Quindi me li sono concessa proprio per grazia del cielo, sono stata più indulgente, diciamo, con me stessa e ho detto proviamo, perché comunque anche continuare a prendere cose low cost che magari non hanno la funzione che si richiede, è meglio magari puntare su un qualcosa che costa quell'attimino di più, ma se è efficace, se mi piace, se è quello che poi può andare bene per me, ok, cioè va bene.
Quindi spero vivamente che ne valga la pena, se no torno ai miei low cost e pace. E niente, quindi mi sono tolta anche questo sfizio. Poi faccio dentro qualcos'altro, no? Poi, Anthos. Allora, anziché prendere i miei idrolati della saponaria, quindi anziché riprendere quelli, che poi in realtà ne volevo prendere altri perché l'ultima volta ne avevo presi tre, ma in realtà la lista è lunga e quindi volevo provarne altri. Ho notato, e in più c'era anche appunto qualcosina di sconto, che le acque aromatiche di Anthos, che poi alla fine sono idrolati, c'è scritto acqua aromatica ma è la stessa identica cosa, sono 200 ml prima di tutto anziché 100 ml della saponaria e vengono 6 euro e qualcosa anziché 3,50 euro circa. Quindi diciamo che considerando lo sconto, per esempio, questa è l'acqua aromatica di Amamelis, i prezzi credo che siano gli stessi di tutti, poi comunque controllo, l'ho pagata 5,39 euro per 200 ml. Quindi praticamente la quantità è doppia rispetto a quella della saponaria, ma il prezzo è poco superiore perché 3,50 e 5,30. Capite bene che in realtà mi conviene molto di più questa perché è il doppio del prodotto, ma l'ho pagato meno. Quindi non l'ho pagato il doppio, ma l'ho pagato meno del doppio, quindi mi conveniva di più. E ne ho prese diverse. Ho preso l'acqua aromatica di Amamelis, ideale per la pelle grassa, astringente. Quindi ottimo. Poi ho preso l'acqua aromatica di lavanda, rinfrescante e rilassante. Poi ho preso l'acqua aromatica di arancio, rinfrescante ed ammorbidente, previene le rughe e distende la pelle. Sono tutte veramente ottime come tipologia. Io vabbè, ho provato quelli della saponaria perché per il momento avevo provato soltanto quelli, mi sono trovata molto bene. Quindi sono curiosa di provare anche questi e di farvi sapere poi come sono. Ovviamente sono scocciati per evitare che magari nel trasporto si aprissero. Sono molto, molto curiosa. E quindi in realtà non vedo l'ora di aprirli veramente. Poi, sempre di Anthos, ho preso anche il tonico astringente per pelli grasse e impure, dermopurificante astringente, salvia, rosmarino e amamelis. Quindi io ho quello di rosmarino che ho finito, no, è quello che mi è rimasto della saponaria. Ho finito l'elicrisio e la rosa. Quello di rosmarino ne ho ancora dentro un pochettino. Questo è praticamente un mix perché ha salvia, rosmarino e vabbè, Amamelis che praticamente è anche qua, però vabbè, intanto la Amamelis dovrebbe avere veramente un sacco di proprietà perfette per anche punti neri, cioè per tutte le cose che interessano a me, quindi ottimo. Questo è più piccolo, sono 125 ml, ma comunque più del 100 ml della saponaria e ha un costo di 3 euro qualcosa. Dov'è? Tonico astringente, 125 ml, 3,59 euro. Quindi praticamente lo stesso prezzo dell'idrolato, la saponaria, ma con 25 ml in più. E quindi anche questo ho detto sì, lo prendo. Ho fatto scorta praticamente di tonici, ma veramente io ne faccio fuori a quintalate perché ogni tanto il mattino, al posto che andare a lavarmi la faccia col detergente e con l'acqua, vado ad utilizzare l'idrolato sul viso in modo che non vado ad utilizzare l'acqua che poi nella mia zona è un po' calcarea e evito proprio. In realtà mi trovo benissimo così. Quindi acque micellari e tonici sono veramente tra i prodotti che consumo più facilmente. Poi, ultimi tre prodottini. Ho voluto prendere perché ha un prezzo veramente ridicolo. Dove sta scritto 100 grammi l'argilla verde, questa è la saponaria. Ce ne sono tantissime in realtà sul sito di argille verde per le maschere.
ma ho voluto prendere quella che costava meno. Le altre hanno un packaging più carino, tipo Cadì, magari ha la scatolina, è molto bellina la scatolina e tutto, però costa 9,90 euro, mentre questa l'ho pagata 2 euro e qualcosa per la stessa quantità di prodotto, se non sbaglio, sì, probabilmente sì. Ce n'era anche quella delle erbe di Janas, che però era sempre contenuta, mi sembra, in bustine così e costava di più. Alla fine sono andata proprio sulla più economica, anche perché è un prodotto che non ho mai provato e quindi non so neanche come, bene come si utilizza, cioè se sono in grado io poi di utilizzarla, e quindi ho voluto andare proprio sul basic. Questa busta l'ho pagata, argilla verde, 2,06 euro. Era scontata anche questa, però veniva 2 euro qualcosa, 2,50 euro forse. Niente, questa è una polvere finissima, 100% naturale, ricca di sali minerali e oligoelementi. Serve per fare le maschere al viso, unita con o l'acqua, meglio se distillata, o tipo quella del, come si chiama, il ferro da stiro, cose così, o addirittura appunto con gli idrolati, ottimo, credo che io utilizzerò probabilmente gli idrolati o forse quell'acqua lì del ferro da stiro, visto che l'avevo comprata apposta da utilizzare per fare tonici, maschere e quant'altro. E quindi ce l'ho lì da consumare, magari utilizzo quella. Quindi va praticamente mischiata con l'acqua o con l'idrolato per creare una sorta di pappetta da poi mettere sul viso. A piacere, nel senso che in realtà essendo una polvere poi te la puoi creare tu la maschera, quindi mi piaceva l'idea di spignattare un po', anche se non so, cioè sono piena di maschere già fatte in realtà, però mi piaceva proprio l'idea di poterla magari un pochettino modificare io, quindi metterci qualche olietto essenziale, metterci l'idroalato che ci voglia, farci un po' di paciugli, ecco. L'argilla verde perché? Perché è purificante. Vi leggo quello che c'è scritto dietro. L'argilla verde è un materiale naturale contenente sostanze di derivazione silice e tracce di ferro, calcio, titanio, alluminio e tanti altri minerali. Utilizzata dai tempi più remoti a numerosi impieghi cosmetici, maschere ed impacchi da applicare sul viso che sia sul viso che sul corpo, con ottimi effetti purificanti ed astringenti. Quindi vedete che sto scegliendo tutti i prodotti in questo ordine almeno. Molto idratanti per il contorno occhi, mentre un po' più specifici per pori dilatati e impurità per il viso. Metodo di lavorazione. Prodotto tramite, no, quello non ci interessa, modo d'uso. Per creare maschere e impacchi, far sciogliere l'argilla in acqua tiepida fino ad ottenere una pasta omogenea e senza grumi, della consistenza desiderata. Applicare sul prodotto o sul corpo con un sottile velo e lasciare in posa. Rimuovere pulendo la parte trattata con acqua corrente. Questa mi scade nel 2020, però ha un PAO di 6 mesi una volta aperta. Quindi adesso devo valutare un attimino se aprirla subito e provarla subito o magari far fuori qualche altra mascherina che c'ho in giro. La cosa che dovrei fare assolutamente è mettere ordine nelle mie cose, quindi tirare fuori una volta tutto, dividere per categoria, dividere per tipologia e utilizzo di prodotto, quindi che ne so, quelli antirughe, quelli opacizzanti, per dire, le creme giorno, le creme notte, la maschera purificante piuttosto che la maschera idratante, lo scrub piuttosto che quindi fare ordine, dividere e guardare le scadenze e cercare di capire come muovermi in questo marasma di robe che ho per la casa, perché sto uscendo pazza, cioè ho tante cose, sono contentissima, però non vorrei sbagliare non nell'ordine di utilizzo, come dire, sì, di dimenticarmi magari che in realtà ho un prodotto che posso, cioè, che dovrei utilizzare prima di un altro, proprio anche per la scadenza. Quindi devo fare un po' di un giorno che magari sono a casa tranquilla, dovrei togliere tutto, solo che ho qualcosa qui, qualcosa in bagno, un caos. Però dovrei proprio farlo questo lavoro per un ordine mentale mio, perché sennò non ce la faccio. Vabbè, comunque questa. Poi ho voluto prendere un altro contorno occhi. Allora, questo è di Nonic. Era un po' che lo puntavo. In realtà all'inizio nel carrello avevo messo un altro contorno occhi di White Agafia, che in realtà sono tra i più economici che ci sono sul sito, perché costava tipo 4 euro, 3-4 euro, mentre questo l'ho pagato 6,29 euro e costava forse 7 qualcosa, quindi sempre comunque una piccola percentuale di sconto.
Avevo messo appunto quello di White Agafia, però in realtà poi ho cambiato idea perché? Perché quello era un contorno occhi, diciamo, prevalentemente idratante e io ho già preso Martina Gebhardt e anche il burro di mango. Quindi volevo qualcosa più per il giorno, qualcosa che mi andasse ad agire più sulle occhiaie, sulle borse e su magari sì, l'elasticità e le rughettine della zona. Però qualcosa appunto più borse e occhiaie, diciamo così. Borse non ne ho tante, però le occhiaie sì, perché dormo veramente poco. Quindi quello era più idratante, diciamo così, più antirughe, mentre questo era sì, anti-aging sempre, però c'era scritto anche per le occhiaie. Ho guardato, in realtà per le occhiaie non ce ne sono tantissimi, tra quelli diciamo un po' più low cost. Tra tutti, alla fine ho deciso di prendere questo, quindi ho escluso quello dal carrello perché comunque di idratanti avevo già preso altro e ho pensato di prendere questo che comunque aveva cose in più anche per quanto riguarda il discorso occhiaie. E anche questo l'ho visto forse nel video di, non lo so, forse Sara Cosmesi sempre, quindi sono sempre loro che girano alla fine. E va. Vedremo, questo sono 15 ml, quindi solito formato contorno occhi. Non l'ho pagato poco, cioè non ho mai, credo che veramente ho preso delle cose che costano più di quello che io spenderei. L'altro appunto costava meno, però non aveva senso prenderlo se ho già qualcosa a casa che svolge quella funzione, anche se mi costa meno. Il fatto che mi costa meno, magari in un prossimo ordine dico vabbè. So che c'è quello che costa poco, finisco gli altri e prenderò quello poi. E quindi ho preferito approfittare e prendere questo che costava un pochettino di più, ma che aveva una funzione che, almeno sulla carta scritta e poi bisogna vedere, era più inerente a quello che cercavo. E quindi Nonic, è un marchio appunto bio tedesco che tra l'altro in alcuni DM so che la gente li trova. Io nel mio DM mai visto questo, se no probabilmente l'avrei acquistato al DM. E questo contiene melograno e beh, ovviamente tutto scritto in tedesco, quindi chi se lo ricorda più? Non lo so, dovrei andare a vedere sul sito perché sinceramente non me lo ricordo più. Però anche questo comunque l'ho visto nel video di persone che mi fido e quindi credo e spero che svolga la sua funzione al meglio. Ovvio, non è un'eccellenza perché sennò non costerebbe così poco, però ci sono effettivamente cioè prodottini che costano poco ma che fanno il loro dovere. Quindi ho detto proviamo anche questo. Mi sono tolta lo sfizio, poi basta però non mi piace spendere così tanto. Cioè poi mi sento in colpa, dico ma non potevo prendere quello che costava meno. Però ragionandoci dico vabbè, però questo forse è meglio per me. Quindi alla fine ho scelto così. Già che c'ero, ci ho buttato dentro, anche se forse non era neanche scontato. Esatto, non era scontato. Hanno un prezzo di 2,99 euro questi ogliettini. Ho preso il famoso olio alle 10 erbe anticellulite di KD, nella versione piccolina da 100 ml. Io di Cadì ho provato e amo alla follia il Pink Lotus, che è un olio sempre in versione così piccolina. L'ho preso perché per provare, prima ovviamente li prendo piccoli, poi se mai vediamo. Ma sono talmente, cioè di oli, se, almeno per il viso, se ne usa talmente poco che prendere quello grande secondo me è uno spreco. Anche perché hanno una scadenza di 12 mesi, se non sbaglio. Esatto. Quindi secondo me usarlo, come si dice? Prenderlo grande per il viso è un po' uno spreco. Il Pink Lotus io l'ho adorato perché è un olio ma rimane secco, quindi non è assolutamente non unto ed è perfetto per le pelli miste, un po' impure anche. Un profumo paradisiaco, buonissimo, lascia la pelle liscissima. Visto come mi era piaciuto quello, visto che avevo letto molte recensioni positive anche su quello anticellulite, ho deciso di provarlo. Questo all'interno appunto 10 tipi di erbe e boh, sono curiosa. Ovviamente essendo così piccolino, questo magari è proprio giusto di prova perché poi magari è sigillato anche all'interno, quindi ha la plastichina. E, dicevo, questo magari
rispetto a quello viso che ci sta, quello piccolino, per il corpo e per la cellulite magari piccolino se ne usa, si usa velocemente, ecco, quindi in quel caso magari la versione grande va meglio. Però prima di acquistare quella grande che mi sembra costi 9 euro, 9-10 euro, ho detto proviamo quello piccolino, se mi piace, se vedo che ne vale la pena, poi in un futuro posso ragionare per quello grande. Ci sono tanti oli anticellulite però in commercio molto validi, non fanno i miracoli ovviamente, però per esempio quelli di Alverde e anche quello di Lidl, di Chain Nature, per esempio costano veramente poco perché uno costa sui 3-4 euro, l'altro sui 5, sono ottimi, quindi vediamo cosa ha di speciale questo e se ha, effettivamente se ne vale la pena. Ecco, intanto ho preso da 3 euro e lo proveremo, lo testeremo. Fine, poi due campioncini, sforzo disumano. Ho preso di Santé la crema mattificante 24 ore, sì, con, non lo so, è scritto in non so quale lingua, in tedesco, e comunque per pelli normali e miste, sì. E niente, crema opacizzante, quindi ero curiosa di provarla. Sono uno sputo, perché quant'è? 4 ml, cioè lo faccio fuori in 2 volte, to forse 3, vabbè. E poi ho preso di Dottor Organic, cioè ho scelto di Dottor Organic, questo skin lotion alla rosa. Di olio di rosa damascena che idrata, rivitalizza, ringiovanisce, chi più ne ha chi più ne metta, boh, vabbè, non sapevo che cavolo prendere, alla fine è un po' che sono curiosa di provare prodotti Dottor Organic, infatti avevo messo nel carrello il tonico, quello al melograno di Dottor Organic, che costa su 5 euro, quindi una spesa comunque che ci sta in media con questi che ho preso, anche se mi sembra che sia 150 ml al posto che 200, però vabbè. Purtroppo non c'era più, quando è stato il momento per me di fare l'ordine, non era più disponibile sul sito, quindi purtroppo vabbè, è andata così, però mi era rimasto in mente che volevo qualcosa di tutto organico, quindi alla fine ho scelto questa roba qua. Che non so come mai pensavo fosse lozione, mi sono immaginata qualcosa di liquido, quindi una cosa tipo tonico, mentre in realtà credo che sia una semplicissima crema alla rosa, però vabbè, insomma, chi se ne frega, tanto in realtà io li odio i campioncini, anche perché non riesco a farmi un'idea da un campioncino, cioè sì, posso capire se è pessimo e proprio non mi piace, ma a livello più che altro tattile o olfattivo, cioè a livello di effetti non si può capire, secondo me. Vabbè. Comunque, questo è tutto. Io spero che tutti i miei acquisti, insomma, vi piacciono e va bene, non è che devono piacere a voi, in realtà. Cioè, ogni tanto dico delle boiate. Vabbè, ci sta, stanchezza. Calcolate che vengo da un weekend di fuoco col Black Friday, quindi non fateci caso perché ci sta che straparli stasera, visto che appunto siamo a domenica sera, la settimana è finalmente finita. Io sono soddisfatta, ecco, diciamo che mi immaginavo delle cose un po' più grandine, ma in realtà è tutto scritto, quindi è la mia immaginazione che non so che cazzo mi immaginavo io, però vabbè, l'unica cosa, ecco, sì, questo me lo immaginavo un po' più grande, il resto ci sta. E nulla, spero veramente di trovarmi bene con tutto quanto, spero che ne valga la pena di questi acquisti un pochettino più costosi rispetto al mio solito. E nulla, alla prossima, un bacione!